Buonasera e ben ritrovati con questa edizione regionale del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca: un cacciatore di 67 anni è morto annegato nel fiume Po a Foce Tidone in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo Roberto Villa, pensionato, verso le 4 di mattina stava facendo una battuta di caccia con un amico che ha abbattuto un'anatra finita nel fiume. Per recuperarla, Villa è salita a bordo di una barca. Sulla zona gravava una fitta nebbia. La barca avrebbe colpito un tronco, si sarebbe creata una falla e l'imbarcazione ha cominciato ad imbarcare acqua. Villa sarebbe rimasto aggrappato al relitto, ma c'era corrente e l'acqua era molto fredda. L'amico ha dato l'allarme. Il corpo senza vita di Villa è stato trovato più tardi a Veratto, un chilometro a valle dal punto dell'incidente. Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Andiamo a Reggio Emilia. Un incendio di probabile origine dolosa ha devastato la scorsa notte in parte un negozio di Via Turri nella zona della stazione di Reggio Emilia, abitata in gran parte da stranieri. Distrutto anche uno scooter e altri materiali addossati alle vetrine del negozio. All'arrivo dei vigili del fuoco, il calore aveva già provocato il cedimento della vetrina e stava intaccando i primi arredi all'interno. L'intervento ha però impedito che le fiamme si propagassero all'intera attività. Nessun danno a persone e dalle strutture del fabbricato, mentre sono ingenti i danni provocati dal fumo che ha invaso il negozio. Le cause sono tuttora in corso di accertamento e i vigili del fuoco non escludono l'azione dolosa. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Bologna. La diocesi di Bologna interviene con un editoriale su Bologna 7, sulla questione della consulta della famiglia che tante polemiche ha suscitato dopo l'apertura del comune alle associazioni omosessuali. Vediamo. La decisione dell'autorità comunale di consentire l'accesso alla consulta per la famiglia ad alcune associazioni a orientamento omosessuale costituisce una grave offesa in primo luogo alla ragione e al buonsenso comune. Lo si legge in un editoriale pubblicato oggi dal settimanale diocesano Bologna 7, perché non si capisce la congruenza dell'una con le altre. Poi alla comunità civica, perché in palese contrasto con l'articolo 29 della Costituzione. E inoltre alla comunità cattolica, che pure è parte rilevante del consorzio bolognese, perché degrada un relativismo senza fondamento nella persona umana, quella concezione della famiglia che da secoli è patrimonio della nostra gente. Di fronte alla comunità civica, la Chiesa di Bologna denuncia tale decisione, scrive sempre il settimanale della Curia allegato al quotidiano Avvenire. In questo contesto la presenza in organismi che nella denominazione si riferiscono alla famiglia costituzionale, ma poi accolgono chi propugna orientamenti diversi, è un messaggio carico di ambiguità e perciò contrario allo spirito di verità. Il dovere è perciò quello di uscirne, conclude Bologna 7. La manovra economica da 24 miliardi del governo Monti, al centro della giornata di oggi, anche l'Emilia Romagna guarda con attenzione alle misure che si annunciano pesanti. In mattinata c'è stato l'incontro con enti locali, imprese e parti sociali, poi nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri. Tra le misure c'è anche la stretta sulle pensioni e c'è una dichiarazione del presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, Graziano Del Rio, che dopo l'incontro con il governo ha detto: abbiamo dato la nostra disponibilità in questo momento grave, ci è stata descritta una situazione drammatica, l'Italia ha responsabilità di indicare una direzione. Il governo, per poter fronteggiare la situazione, chiede un ulteriore sforzo agli enti locali. Questa è la quarta manovra che subiamo e l'entità è pesante. Già abbiamo avuto tagli da 2,5 miliardi, il governo ci chiede un concorso per altri 1,4 miliardi. E ieri sera era a Bologna il capogruppo del PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto. Il deputato azzurro è stato ospite al Circolo della Caccia alla presentazione del libro Sangue Romagnolo, scritto da Giancarlo Mazzucchi e Luciano Foglietta. È stata l'occasione per parlare con Cicchitto della manovra economica del governo Monti. Sentiamo. Le indicazioni sono di interventi che vanno in molteplici direzioni e sui quali noi abbiamo fatto le nostre osservazioni per quello che riguarda alcuni aspetti dell'intervento sull'IRPEF, per quello che riguarda l'intervento sulla prima casa dell'ICI, per quello che riguarda le professioni, e poi si è aperto un confronto e poi però la responsabilità di tutto se la prenderà
il Presidente del Consiglio e il Governo, sentite le forze politiche e le forze sociali. Non è che noi oggi abbiamo concordato un testo, abbiamo fatto le nostre osservazioni su quello che ci ha detto il Governo. Quindi il nostro giudizio definitivo avverrà dopo che il testo verrà fatto, in primo luogo. In secondo luogo deve essere presenti a tutti che ci troviamo in una situazione gravissima di carattere internazionale. In terzo luogo, vedendo le misure eccetera, devo dire che il governo Berlusconi non è che aveva sbagliato di tanto, perché molte erano presenti nella lettera che il governo Berlusconi aveva mandato all'Unione Europea. Poi se c'è qualcuno che vuole radicalizzare assolutamente lo scontro, come la CGIL, se ne assumerà totalmente la responsabilità rispetto agli italiani, rispetto ai risparmiatori e rispetto anche agli operai, che credo che abbiano in primo luogo il problema di mantenere il posto di lavoro. E continuiamo con la pagina della politica. Bonaccini vuole fare il simpatico ma è legafobico, lo dice il segretario della Lega Nord Emiliangelo Alessandri, che risponde al numero uno del PD in regione Stefano Bonaccini. Il leader democratico nei giorni scorsi aveva attaccato il Carroccio citando le espulsioni dei leghisti modenesi. Sentiamo Alessandri al microfono di Massimo Ricci. Nei giorni scorsi il segretario regionale del PD Stefano Bonaccini ha attaccato la Lega e ha citato il caso Modena, le espulsioni di Modena. Voi come rispondete? Ma credo che lui debba guardarsi in casa, perché dei problemi il PD ne ha tantissimi, e soprattutto partendo dall'Emilia hanno avuto un sacco di problemi nel gestire addirittura amministratori importanti che gli sono scappati di mano. Ma il problema è che noi siamo cresciuti troppo, tantissimo, in questi ultimi anni. Siamo passati dal 2,6% nel 2006, per cui 5 anni fa, siamo passati oggi a un 16% in Emilia. E c'è un bel da rosicare Bonaccini, continuare a rosicare. Mi dispiace per lui, perché alla fine vuol fare il simpatico, però alla fine, secondo me, quando lui esce fuori dalle telecamere è una sorta di legafobico. Pensa alla Lega dalla mattina alla sera, è una paura tremenda che la Lega faccia quello che sta facendo, cioè prenda il posto come punta di comando, come punto di riferimento di questa gente in Emilia Romagna per il futuro. A livello nazionale l'alleanza col PDL è finita, lo ha detto anche Calderoli. A livello locale e regionale che cosa può succedere? Noi siamo, almeno ci reputiamo, di far politica in maniera seria. Se noi facciamo un patto elettorale, i cittadini ci danno un mandato, come riguarda le amministrazioni dove abbiamo vinto negli ultimi anni, quel patto elettorale lo manteniamo. Così quel patto elettorale abbiamo mantenuto con Berlusconi fino all'ultimo. Chi l'ha fatto cadere non è stato sicuramente la Lega, sono stati 63 dei suoi che nel giro di un anno l'hanno in qualche modo abbandonato, e noi però a quel punto abbiamo detto: sciolto il patto elettorale, si vada a votare. Qualcuno ha costruito una sorta di golpe bianco dall'alto, mettendo gente autoreferenziata, autoreferenziale, che in qualche modo non si sa bene chi rappresenti, ed è il governo Monti. Addirittura abbiamo messo i burocrati al potere, tutti con passato presente, la buona parte di loro in CDA di banche. E se è vero che la crisi l'ha costruita le banche e la finanza, mettere i banchieri finanzieri a governare il paese come mettere un ladro a guardare il pollaio. I big della musica italiana, Telefono Azzurro, il Parlamento Europeo, la Solidarietà Senza Frontiere, un cocktail natalizio da ricordare per un'iniziativa benefica ideata e promossa dall'eurodeputato Tiziano Motti di Reggio Emilia, eletto nelle liste dell'UDC e con il patrocinio del Parlamento di Strasburgo. Si tratta del compact disc multimediale L'Europa per un sorriso, che contiene le interpretazioni di 16 artisti di fama internazionale, l'esecuzione dell'inno europeo da parte dell'orchestra dei giovani dell'Unione Europea, oltre a video e dispense sulle istituzioni europee. Tutti gli artisti presenti con un brano ciascuno hanno rinunciato a ogni compenso, tra questi Vazzanicchi, Umberto Tozzi, Mamarrone, Patti Pravo, Luca Carboni e tanti altri. Il CD sarà in vendita dal 6 dicembre nelle edicole e nelle rivendite tradizionali. Il 100% del ricavato delle vendite sarà devoluto al Telefono Azzurro, grazie anche all'impegno diretto della Fondazione Tiziano Motti, che copre le spese di produzione. Il lancio dell'iniziativa c'è stata a Reggio Emilia ieri sera nel corso di uno spettacolo presentato da Massimo Giletti, con l'intervento di alcuni artisti che hanno partecipato alla compilation e uno show di Dario Ballantini. Durante la serata è intervenuto telefonicamente anche il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, che ha parlato anche della manovra economica del governo Monti. Una manovra dura ma necessaria, ha detto Casini.
Andiamo a Bologna, aperto i battenti ieri a Bologna la 36esima edizione del Motor Show, il Salone Internazionale dell'Automobile sarà visitabile fino all'11 dicembre. Nel giorno del battesimo la più ammirata è stata la madrina serba Nina Senikar, la showgirl e modella, solo 6 anni fa era una semplice stendista del Motor Show. E quest'anno è la madrina e ieri è stata la protagonista della giornata, ha fatto un giro tra i padiglioni, seguita da telecamere, fotografi, curiosi e numerosi fans. Molte le novità quest'anno del Motor Show, 48 le anteprime, di cui 8 mondiali, 6 europei, 34 nazionali. Al Motor Show c'è anche un padiglione dedicato alle auto elettriche, c'è inoltre l'esordio dell'Innovation Hall by Società Autostrade, una sorta di autentica autostrada al Motor Show con tutti i suoi servizi. Prima assoluta anche per Luxury Time, uno spazio dedicato alle supercar, e c'è anche un'area delle auto icona con l'esposizione delle macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Le 8 aree esterne confermano inoltre la tradizione di grande spettacolo sportivo. Primo vero appuntamento per tutti gli appassionati è stato quello sul circuito della Mobile 1 Arena, dove la monoposto Ferrari di Formula 1 guidata da Giancarlo Fisichella si è esibita per il pubblico del salone. E sono inoltre previste al Motor Show anche spettacoli per le due ruote, sempre sul circuito della Mobile Arena, con le esibizioni dei piloti freestyle. È atteso inoltre l'appuntamento del Rally con la memoria al Bettega il 10 e l'11 dicembre, e anche la nostra emittente è presente al Motor Show al padiglione 26 stand 106 nello spazio condiviso con l'esercito per seguire con TV e Radio Nettuno la kermesse con collegamenti e dirette. Voltiamo pagina, la cultura, è stata inaugurata a Bologna la mostra antologica sul pittore Luigi Bertelli presso Palazzo da Curzio, un artista bolognese protagonista del periodo risorgimentale. Servizio di Massimo Ricci. Allestita a Palazzo da Curzio a Bologna la mostra antologica su Luigi Bertelli, una monografica dedicata al più importante artista bolognese del periodo risorgimentale, una riflessione per colui il quale, da quegli ultimi decenni del XIX secolo, ha arricchito e influenzato la storia della pittura bolognese di tutto il Novecento, con particolare riferimento al gruppo di Alfredo Protti, Giovanni Romagnoli, Guglielmo Pizzirani e, non ultimo, Giorgio Morandi. Allora, perché fare una mostra su Luigi Bertelli risponde a un'attenzione rinnovata alla storia di un territorio. Dai 150 anni dell'unità noi ripercorriamo a ritroso un po' la storia della città, andando nei grandi depositi, dei grandi musei della città, per far rivivere nel palazzo comunale una storia artistica che di fatto ha influenzato tutta la storia pittorica del Novecento. In mostra sono esposte 70 opere, in gran parte provenienti da collezioni private del territorio, ma anche come dalle istituzioni che ho citato, quindi dalla Galleria d'Arte Moderna Mambo di Bologna, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo della Beata Vergine di San Luca, per queste vedute della Basilica di San Luca Bertelliane che sono magnifiche, ne abbiamo 3 in mostra addirittura, e anche da privati come la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Lo sport e il basket, si è concluso 79-71 il derby Conad Arget, il derby emiliano valevole come secondo anticipo della 10ª giornata della Lega 2, è andato in scena al Paladozza a Bologna ed è stato trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Bologna ed Imola hanno regalato una partita vibrante ed appassionante, soprattutto nella ripresa. Nel quarto decisivo Imola è crollata sotto le triple dei bolognesi, per 30 minuti invece aveva avuto in mano le sorti della partita. La Conad è riuscita a risalire da un meno 11 d'inizio quarto ed è arrivata a vincere. Specchio del crollo di Imola è stato il fatto che Whiting, dopo i 24 minuti del primo tempo, abbia realizzato i suoi primi due punti della ripresa. Dopo i 24 canestri del primo tempo, abbia realizzato i suoi primi due punti della ripresa a 2:29 dal termine. Nel finale la Conad ha allungato e c'è stata gloria anche per il baby Montano, che ha segnato due punti e rubato palla Whiting. Bologna vince dunque 79-71, la sua seconda partita consecutiva in casa. Replica così alla pessima sconfitta di Sant'Antimo. Per Imola è un KO che fa male per come è maturato, ma che a livello di gioco non lascia deluso coach Fucà. Soddisfatto invece il coach della Conad Markowski, che dice: è stata una bella partita e una meritata vittoria. Penso che abbiamo trovato la giusta lucidità in attacco per chiudere la partita a nostro favore.
Ed ora il calcio in Serie A, vediamo i risultati dell'Emiliano Romagnolo, Bologna-Siena 1-0, gol di Di Vaio che conferma così di aver ritrovato la via del gol, Juventus-Cesena 2-0, questa sera alle 20.45 si gioca Parma-Palermo, in Lega Pro, prima divisione, Carpi-Pisa 2-2, Spal-Benevento 0-2, Viareggio-Reggiana 2-1. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi tutti voi, una buona domenica, arrivederci.